Per quanto riguarda la giustizia, noi abbiamo già inasprito le pene e abbiamo creato dei nuovi reati. Diciamo che dal punto di vista normativo quello che si poteva fare è stato fatto. Però ricordiamoci che la repressione penale non è incisiva più di tanto in queste situazioni. Quello che occorre è la prevenzione del reato e quindi questo si può avere soltanto attraverso l'educazione, attraverso l'informazione e attraverso un cambiamento radicale di mentalità da parte di molti maschi che ritengono ancora di essere i detentori del potere fisico e psicologico nei confronti delle donne. Questo si può fare soltanto attraverso l'educazione. L'educazione però inizia in famiglia e quindi bisogna educare anche i genitori oltre ai figli, perché è nelle prime fasi della vita che si sviluppa la concezione del bambino nei confronti del prossimo ed è una concezione che deve essere ispirata al rispetto di tutti i soggetti e in particolarmente di quelli deboli. Purtroppo questi fenomeni sono accaduti anche nel passato, ma oggi hanno una sorta di accelerazione che per certi aspetti è inspiegabile e quindi noi dobbiamo capirne le cause, ma ripeto, il modo migliore per intervenire efficacemente non è soltanto la repressione penale, ma è quello dell'educazione, della informazione e della sensibilità, soprattutto da parte dei genitori nei confronti dei figli più giovani, per educarli ad essere rispettosi verso gli altri. Sui tempi di estradizione di Filippo Turetta, il ministro è chiaro. Saranno rapidissimi. Saranno Sì, rapidi? in questi casi sono molto rapidi. Ok. Probabilmente questo adesso diciamo, tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma Certo. giuridicamente i tempi sono molto rapidi.